Manuel Vasquez Montalbán non ha bisogno di presentazioni, è uno degli autori più letti in Italia e soprattutto il padre di Pepe Carvalho. L'abbiamo incontrato qui a Catania per caso e con lui parleremo del suo mitico personaggio. Manuel Vasquez Montalbán, buonasera innanzitutto. Volevo chiederle questo. Si è mai chiesto come mai un personaggio come Pepe Carvalho è così amato dal pubblico italiano? No, per me è stato realmente una sorpresa, per quanto la prima approssimazione del pubblico italiano verso il personaggio Carvalho è dopo la pubblicazione a Editori Riuniti di un romanzo che era il romanzo Gli Mari di Sud, ma il titolo in questa casa editrice è stato Un delitto di Pepe Carvalho, che era un titolo enigmatico perché nessuno conosceva in Italia il personaggio Carvalho. E dopo la pubblicazione a Salerio, della casa editrice di Sicilia, dell'assassinio del Comitato Centrale, e quando ha cominciato il successo di Carvalho in Italia. E dopo, quando Sciascia le ha concesso il premio alla Calmare, mesi prima di morire, no? È stato un terzo fattore molto importante per radicare, per affianzare, no? il personaggio Carvalho per il pubblico italiano. Sono fattori che io non ho cercato, un pochino condizionati per la casualità, no? Un pochino magici, no? Per quanto la decisione di Sciascia di premiare questo libro è stato un fattore molto importante, no? Non soltanto di soddisfazione personale mia, ma anche del riconoscimento del pubblico dell'Italia. Vedere invecchiare il proprio personaggio, il proprio investigatore privato, fa un po' soffrire l'autore? Oppure sotto il profilo creativo può dare dei risvolti nuovi? Sempre esiste un rapporto conflittivo entre un personaggio fisso e così costante come Carvalho e l'autore, no? L'autore ha il desiderio e la tendenza a recuperare la proprietà completa della sua opera, a recuperare il carattere di opera aperta, e quando utilizza tante volte un personaggio fisso, questo personaggio ha la sua logica, il suo linguaggio, il suo comportamento, la sua condotta, e questo l'autore deve rispettarlo, no? Quando comincia a scrivere, ed è tante volte questo significa una cosa non del tutto gradevole, no? E per questo di tanto in tanto io ho bisogno di lasciare Carvalho in vacanza e dedicarmi a scrivere romanzi di altro tipo senza Carvalho. Cosa farà da vecchio Pepe Carvalho? Che cosa farà? Da vecchio. Non lo so, io aspetto che arrivi questo momento del tutto, perché comincia a invecchiare un pochino, ma dopo un giro al mondo, dopo l'ultimo romanzo che viene ad essere pubblicato in Italia, L'uomo della mia vita, viene un giro al mondo di Carvalho e Viscute, il titolo Millennio, e dopo di questo viaggio, che sarà un viaggio molto simbolico per tutta la geografia del secolo XX, che ha significato non soltanto la geografia fisica, ma anche la geografia politica, simbolica, eccetera. Dopo di questo viaggio, dà il momento di decidere che fare con Pepe Carvalho. Stasera siamo in Sicilia. Cosa preferirebbe mangiare per cena Pepe Carvalho? Non conosco sufficiente la cucina. Conosco sufficiente perché mi piace molto, no? Ma non per fare una scelta, un menù, io voglio questo e quello. Mi piace molto l'impegno della cucina siciliana con il senso di una cucina mediterranea, di verità, no? Questa lavorazione teorica della cucina mediterranea, no? Una cucina veramente mediterranea, perché è nata mediterranea con tutti i suoi ingredienti e tutta l'immensa capacità di immaginazione dei mediterranei per fare cucina della povertà, no? Per ottenere una buonissima cucina in una situazione di povertà. Ma c'è un piatto in particolare siciliano che ama Pepe Carvalho? Tutto molto, uno che ho provato la prima volta che sono venuto qui, che sono una pasta con sardine, no? E dopo tutte le combinazioni che fanno con la melanzana, no? Tutto questo io ho un ricordo un poco confuso, ma il viaggio che io ho fatto è approfittato per prendere prati realmente straordinari, no? Che non sono abituali al ristorante di cucina italiana quando uno viaggia per il mondo, perché allora tutto è ridotto a spaghetti alla bolognese e spaghetti alla napoletana, no? E la cucina italiana è molto diversa, di fatto dipende, cada città, cada zona d'Italia ha la sua cucina. Ringraziamo Manuel Vasquez e Montalbán e auguriamo buone letture.